Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di un argomento interessante e mi sono sempre chiesto, no, tra il content ID di YouTube e il canale monetizzato di YouTube, dove si guadagna di più? È proprio per rispondere a questa domanda che nella pubblicazione dei miei due singoli, no, che sono usciti nel 2020, uno è uscito, mi sa, oddio non mi ricordo, a fine gennaio, sì, e l'altro è uscito a fine aprile, ok, ho impostato due settaggi diversi. Nel primo singolo, Le mie ragioni, ho attivato il content ID, mentre nel singolo successivo, La mia vita non è... non si intitola così, si intitola La vita è un'altra cosa, uscito a fine aprile, lì non ho attivato il content ID. Allora, faccio un salto indietro per tutti quelli che magari non sanno di che cosa sto parlando. Allora, il content ID, ho fatto un video anche, diversi video sull'argomento, magari vi faccio sbucare quelli di riferimento da qualche parte durante questo video nelle notifiche qua in alto. Mi riferisco a quelli che guardano i video su YouTube, ci sono le schede che compaiono e che io imposto durante i video. Se guardate i miei video su Facebook, allora vi consiglio comunque di andare su YouTube e di iscrivervi al mio canale e attivare le notifiche in modo da la campanellina, in modo da restare aggiornati su tutti i video nuovi. Se questi argomenti su il, diciamo, il dietro le quinte di un musicista, se vi interessano appunto gli argomenti che riguardano l'autopromozione, l'autopubblicazione e anche l'autoproduzione, no, a parte il corso che abbiamo lanciato in collaborazione con Michele Cragnac, io non parlo di autoproduzione. Comunque su michelemaraglino.com/corsi trovate tutti i miei corsi, se siete interessati ve lo dico, anche in descrizione su YouTube trovate tutti i link che vi possono essere utili. Comunque iscrivetevi al canale YouTube per sostenere se vi interessano tutti questi argomenti, ma torniamo a bomba sull'argomento principale, che secondo me è molto interessante, anche quello che è venuto fuori da questo mio confronto è molto interessante. Allora, per chi non conosce appunto il content ID, che cos'è? Quella tecnologia che diciamo YouTube utilizza per riconoscere, diciamo, i proprietari di un'opera intellettuale, in questo caso di una canzone, ok? Per individuare gli autori. Quindi quando noi andiamo a distribuire la nostra canzone con un distributore digitale, possiamo attivare il servizio del content ID di YouTube. Cioè possiamo dire a YouTube, ok, metti questo content ID sulla nostra traccia, in modo che YouTube si accorge quando qualcuno carica la nostra canzone o utilizza la nostra canzone in un video, ok? E quindi nel momento in cui YouTube si accorge che qualcuno sta utilizzando la nostra canzone, gli mette, la faccio semplice, gli mette un po' di pubblicità nel video. E poi YouTube, appunto, attraverso il distributore, appunto, una parte di quegli introiti pubblicitari arrivano all'autore del brano, ok? Quindi questo serve a tutelare magari gli artisti un po', diciamo, più affermati, secondo me, perché appunto la gente carica canzoni su YouTube anche se non ha, appunto, non ha le autorizzazioni, e quindi oppure vengono utilizzati degli spezzoni del brano per appunto sottofondo in alcuni video. Allora questo è per tutelare gli autori. Però che cosa succede? Succede che se tu hai un canale monetizzato, ovviamente non puoi monetizzare da quel video, perché tu non hai, diciamo le licenze per monetizzare in quel video in cui hai utilizzato la canzone di un altro. Quindi la monetizzazione, se tu ce l'hai attiva sul canale tuo YouTube, per quel determinato video viene disattivata, perché c'è solo la pubblicità che mostra, diciamo, YouTube, e che però va attraverso il distributore girata all'autore della canzone. Ora andatevi a vedere il video di riferimento se questi argomenti vi suonano nuovi e non riuscite a capire, però e vi basta per questo video sapere che appunto se tu attivi il content ID per il tuo brano, se hai un canale monetizzato, se il tuo canale YouTube è monetizzato, cioè vuol dire che appunto hai la possibilità di monetizzare il tuo canale YouTube, se tu attivi il content ID sul tuo canale YouTube, quando magari carichi il videoclip di quella canzone, non prendi soldi dalla monetizzazione del canale, ma prendi i soldi soltanto dal content ID, ok? È chiaro? Perché che cosa succede? Appunto, YouTube, tu carichi magari il tuo videoclip, sì, la canzone
E la tua, però, tu l'hai distribuita attraverso un distributore digitale, hai attivato il Content ID, YouTube ti dice non hai il diritto di utilizzare questa canzone. Quindi poi di solito scrivono non devi fare niente, comparirà la pubblicità, eccetera, eccetera. Quindi se tu hai il canale monetizzato, ma attivi il Content ID attraverso il distributore digitale, sulla tua canzone, magari che carichi il videoclip sul tuo canale YouTube, che cosa succede? Succede che non puoi attivare la pubblicità tramite il tuo canale monetizzato, ma ci sarà soltanto la pubblicità che si attiverà dal Content ID, diciamo per semplificare, che poi tu incasserai come autore attraverso il distributore digitale, non attraverso YouTube in maniera diretta con il canale monetizzato. Ok? Vi lascio comunque i link a tutti questi argomenti, come monetizzare il canale, come si guadagna con YouTube, tutte e quattro le modalità. Trovate tutto nei miei video, poi ovviamente il corso di riferimento è il musicista consapevole, trovate il link in descrizione, prendetelo. Comunque, ok, quindi abbiamo la mia canzone, le mie ragioni, che ha il Content ID attivato, quindi io non prendo soldi dal mio canale YouTube monetizzato, ok? E invece La vita è un'altra cosa, non ha il Content ID, quindi quando ho caricato il videoclip del brano, ho la monetizzazione attivata sul mio canale, quindi guadagno direttamente dal mio canale monetizzato. Dove si guadagna di più? Bene, ragazzi, adesso vi dico, parliamo di comunque brani che videoclip che non hanno, diciamo, parliamo sempre di piccole cifre, parliamo di poche migliaia di visualizzazioni. I brani non sono stati, diciamo, promossi più di tanto, anche i videoclip non sono stati elaborati più di tanto, li ho fatti io, quindi. Comunque, vediamo i dati, sono molto indicativi per vedere la proporzione tra le due soluzioni. Allora, la vita è un'altra cosa, che è uscito addirittura su YouTube è uscito il 3 maggio, perché io faccio sempre la strategia, prima l'audio e poi il video. Trovate il link da qualche parte, ve lo faccio sbucare se non l'avete visto, con la strategia di lancio del singolo che appunto io utilizzo. Quindi, il brano è uscito il 24 aprile sugli store, poi il 3 maggio esce il videoclip su YouTube. Oggi che registro questo video è il 25 giugno. In questo momento il video su YouTube del mio brano senza il Content ID attivato, grazie quindi alla monetizzazione del canale YouTube con 1149 visualizzazioni, ha portato un guadagno di 1,12 euro. Ok? Mentre Le mie ragioni, che su YouTube è uscito il 4 febbraio, il brano era uscito, mi sa, il 24 gennaio, poi dopo una settimana, solito procedimento. È uscito su YouTube il 4 febbraio, al momento, oggi è 25 giugno, al momento conta 2097 play, quindi il doppio quasi. Beh, con il doppio ha fatto la metà di guadagno. Dal canale monetizzato non ho preso niente, è zero perché appunto è attivato il Content ID, e guardando sul distributore DistroKid ho 0,06 centesimi dal Content ID e 0,38 centesimi da YouTube Ads, che sono le pubblicità che escono appunto che, nel momento in cui viene riconosciuto il tuo brano e che quindi poi ti girano i guadagni attraverso il distributore digitale. Totale 0,44 centesimi, ok? Dal Content ID con il doppio delle visualizzazioni. Mentre 1,12 euro dal canale monetizzato senza il Content ID, solo canale monetizzato, e parliamo di un canale che ha 5.000 iscritti, non è neanche un canale molto grande. Ebbene, il guadagno è più del doppio con la metà delle visualizzazioni. Tutto questo per dire cosa? Che dobbiamo riflettere, no? Quando noi facciamo le cose, perché le decisioni che prendiamo si ripercuotono su quanto poi ci guadagniamo. E ovviamente la risposta non è che uno è meglio dell'altro. La risposta alle domande nel 99% è dipende. Ovviamente, se tu sei un musicista famoso e praticamente molto conosciuto e quindi c'è la concreta possibilità che la gente carica la tua musica su YouTube, su internet, su YouTube, e così in maniera selvaggia, allora ti conviene attivare il Content ID perché guadagnerai da tutti quelli che faranno questa operazione. Ma questa operazione vale per le persone veramente famose, per i grandi musicisti. Mentre se tu sei magari un musicista indipendente, no? E hai praticamente stai lavorando al tuo progetto, stai magari curando tutti i tuoi social, hai un canale YouTube che appunto
curi quotidianamente e stai facendo crescere, magari l'hai monetizzato. Pensaci. E magari non sei abbastanza famoso e quindi non c'è il rischio che qualcuno carichi la tua musica. O comunque la possibilità è remota che se anche succedesse in uno, due, tre casi, comunque guadagneresti di più dal canale monetizzato, perché qua vediamo che con la metà delle visualizzazioni guadagni il doppio, allora tu magari dovresti optare per il canale monetizzato di YouTube, ok? Quindi vi consiglio il mio libro, Il musicista consapevole, no scusate, sono fusissimo. Il musicista YouTuber, dove appunto spiego come impostare una carriera musicale attraverso YouTube, lo trovate su Amazon, è un Kindle, è un digital book, è un ebook che trovate su Amazon, anche se non avete il Kindle lo potete prendere e si legge dappertutto, sul PC, sul cellulare, funziona anche se non avete il Kindle, c'è solo in digitale, però lì spiego appunto come sfruttare e far crescere un canale YouTube, poi lo monetizzi e come si guadagna. E quindi se volete approfondire questo aspetto, e lì spiego tutto, quindi vi rimando al libro Il musicista YouTuber. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se ci avevate mai fatto caso di questo, diciamo, di come si guadagna su YouTube. Fatemi veramente sapere anche la vostra situazione, se di solito voi attivate il Content Feed, quanto guadagnate in media da un singolo. Veramente, vediamoci nei commenti e parliamone per approfondire un po' di questioni, perché secondo me in questo confronto ci sono molti dati interessanti. Fatemi sapere che cosa ne pensate, come sempre, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!